Sono dati importanti, ci tenevamo a continuare questo momento, sappiamo di affrontare una squadra con grande qualità, abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo giocato bene, poi è chiaro che dopo in 10 abbiamo rischiato qualcosina, ma ancora una volta lo spirito dei miei giocatori, la voglia di portare a casa questo dato importante è andato oltre anche alle difficoltà che abbiamo incontrato. Ancora una volta bisogna sapere interpretare la gara, le gare cambiano, c'è un momento dove comandi, c'è un momento dove devi subire, dove devi compattarti, siamo stati molto bravi a difendere chiaramente un po' più bassi, ma a metterci sempre l'attenzione giusta, lo stimolo giusto, la scivolata piuttosto che il contrasto, piuttosto che la lettura giusta, quindi portare a casa una vittoria importante che abbiamo sicuramente meritato per quello che abbiamo fatto in 11 contro 11. Credo che devo valutare bene la prestazione della squadra, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare per personalità, per qualità, per approccio, per la voglia di stare dentro la partita, poi le decisioni sappiamo che non siamo noi a prenderle, ma siamo stati bravi a rimanere dentro la partita con grande attenzione, con grande capacità, abbiamo giocato con coraggio e siamo stati temerari, questa è la cosa più importante. Sono dispiaciuto sicuramente per l'espulsione di Teo, questo senz'altro sì, perché è chiaro che stava recuperando la condizione, è chiaro che per noi è un giocatore importante, è chiaro che abbiamo rimesso in piedi, abbiamo fatto fatica in una partita dove secondo me si poteva gestirla in parità numerica soffrendo meno, quindi spendendo anche meno energie, che sappiamo quanto sono importanti per le prossime due gare. Però il calcio è fatto così, è fatto anche di episodi, abbiamo approfittato noi di episodi positivi, ma perché li abbiamo cercati. Siamo stati squadra, l'importante è essere squadra nelle difficoltà, soprattutto essere squadra nelle difficoltà. Essere squadra quando le cose vanno sempre bene è più semplice, essere squadra quando ti devi compattare, quando ti devi aiutare, quando ti devi collaborare, quando devi fare qualcosa in più per ottenere un risultato importante e riesci a farlo, questo significa che stiamo diventando una squadra forte. Quando c'è da soffrire, noi siamo tutti insieme e soffriamo come gruppo, come squadra. Il primo tempo ovviamente l'abbiamo fatto molto bene, poi dopo l'espulsione di Teo c'era da soffrire, ma noi l'abbiamo fatto bene come sempre da grande squadra, da grande gruppo. Noi siamo capaci di fare grandi partite, di abituarsi dalla partita a partita, quindi se c'è bisogno di giocare una partita sporca noi la giochiamo, se c'è da giocare bene, bello da vedere, lo sappiamo fare pure quello, quindi adesso, perché questo rende una squadra più forte. Prima di questa mancavano tre partite, con questa che erano molto importanti, adesso questa possiamo metterla da parte, l'abbiamo vinta meritamente e adesso ci aspettano due partite forse ancora più importanti, perché noi guardiamo sempre avanti e facciamo partita dopo partita. Allora adesso dobbiamo riposarci bene e prepararsi per la partita contro il Porto e poi dopo quello pensiamoci per il derby e proviamo a vincerlo.